liberarsi della marcatura asfissiante di un nuovo gol. Gol degli azzurri con Totò Iuliano, grazie all'azione di Lodetti, che è stato capardio nel difendere il pallone, poi ha trovato Iuliano e lo ha servito. Azzurri dunque in vantaggio, esploso l'Olimpico. Iuliano, colui che ha sostituito Rivera in cabina di regia, si è fatto trovare pronto. Ecco, rivediamo Lodetti, difende il pallone dall'attacco jugoslavo, il passaggio di Iuliano. Veramente difficile trovare la quadra del gioco. Attenzione, Domenghini, Lodetti, ancora Domenghini, Iuliano, scusate, il tiro di Iuliano e del secondo gol di Iuliano, incredibile. Iuliano, che solitamente gli fa fare i gol, questa sera ha fatto una doppietta incredibile. Più lontano che dentro Rossi, c'è il gol del vantaggio degli azzurri con Paolo Rossi. Paolo Rossi ci porta in vantaggio per 1-0. Colpo di testa molto bello, si abbraccia con Tardelli. Applaude anche il nostro Dino Zoff. Italia 1, Argentina 0. E sembra ripetersi il copione dell'anno scorso. Argentini che a differenza dell'ultimo incontro si sono presentati in campo con l'astro nascente del calcio mondiale Diego Armando Maradona, che ancora non ha fatto vedere niente di interessante per il momento, ma la partita deve ancora con il prossimo tempo, quindi speriamo che in questo secondo. Attenzione, c'è questo buon pallone per Antonioni, gol degli azzurri. Antonioni ha sfruttato un bellissimo lancio e ha lasciato partire un destro che ha battuto Arconada, e questo è un gol veramente molto bello. Antonioni ha segnato da centravanti consumato, si è fatto trovare pronto e ha battuto il portiere spagnolo Arconada con un bellissimo tiro. Rivediamo, c'è stato questo lancio, dovrebbe essere stato Oriani. Attenzione Baggio, signori, Donadoni per Baggio, attenzione Baggio, Baggio è il gol di Roberto Baggio, gol di Roberto Baggio, Roberto Baggio si porta ai quarti di finale con questa magia, si è fatta trovare pronto e scattata e la puntata dentro, rivediamola, Baggio lo scambio con Donadoni.